Pace e bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo la lettura di San Policarpo con il canto Lodate Dio, seconda strofa. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e d'amore. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò da dare l'unico Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, buon venerdì a tutti voi. Oggi ricordiamo San Policarpo, vescovo e martire. E allora ci prepariamo a vivere questo momento tutti insieme, ringraziando il Signore per il dono di questo santo. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. All'angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Insieme. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Lode e onore a te, Signore Gesù. Insieme. Lode e onore a te, Signore Gesù. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo di Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. Per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Lode a te, o Cristo. Ecco, nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, questo Vangelo secondo me stupendo di Giovanni, c'è quella frase che ho già detto parecchie volte sul canale. Vi ricordate quando vi dicevo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi? Eccolo qui il Vangelo da dove ho preso questa frase. Oggi il Vangelo ci insegna una cosa molto strana da una parte, ma che si capisce nella seconda parte. Gesù dice, attenti bene, perché questa è una cosa importante, sentite bene: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E poi dice: faranno a voi tutto questo a causa del mio nome. Questo Vangelo, sentendolo così, sembra come se coloro che annunciano il Signore vengano sempre calunniati, derisi, gli viene fatto di tutto, vengono giudicate persone strane, persone impazzite, tutte queste cose qui. Anche e soprattutto ora, nel 2024, questa cosa accade molto più del previsto. Sapete perché? Perché al giorno d'oggi, purtroppo, non soltanto i ragazzi, purtroppo in maggior parte, ma anche proprio gli esseri umani presenti oggi nel mondo, non hanno mica ancora capito che cosa si deve fare davvero nella vita. Perché molti credono che partecipare alla Santa Messa, recitare il Santo Rosario, non mangiare carne il venerdì durante la Quaresima, ma in realtà bisognerebbe farlo tutto l'anno. Ecco, fare solo queste semplici cose basta. Vai a messa, reciti il rosario, non mangi carne il venerdì, poi basta. Poi magari quella messa tu la vai a sentire la domenica, no? E da lunedì al sabato fai tutto quello che vuoi, anche magari cose brutte. No, ragazzi, non è questa la vera vita cristiana. La vera vita del vero cristiano, invece, consiste nel amare e proclamare in continuazione la parola di Gesù, la parola del Signore, il Vangelo. Con questo io non dico che da mezzanotte fino a mezzanotte dovete ogni secondo proclamarla, no, così è esagerato. Ma quello che vi sto dicendo semplicemente è quello di pregare, anche magari solo una mezz'oretta, ma tutti i giorni. Non farlo però perché obbligati, per dire se no, se non lo faccio, no. Noi lo dobbiamo sentire nel cuore, questo desiderio di pregare. Perché le persone credono in Gesù Cristo? Perché hanno visto e sentito in Cristo Gesù un amore fortissimo. Noi crediamo in Gesù Cristo perché sentiamo dentro di noi un amore che Lui stesso ci ha donato. E noi diciamo: Cristo Gesù col suo amore ci ha salvato dalla morte e noi vivremo sempre accanto a Lui, perché noi abbiamo capito l'importanza di stare accanto a Lui. Perché chi sta accanto al Signore, perché veramente lo vuole seguire, arriverà al paradiso. Ma al giorno d'oggi le persone sembra che non se ne accorgano dell'importanza di pregare. In effetti, io stesso ve l'ho detto, sono quasi sempre in mezzo ai ragazzi, perché io sono ancora a scuola, e sento di quelle cose pazzesche, cioè volano bestemmie a volontà, volano di quelle cose pazzesche che io ve lo dico, io
non ce la faccio più a sentirle, ma non ce la faccio perché per me sono uno schiaffo. Quando si bestemmia è come se si tirasse uno schiaffo a Gesù. E noi vogliamo tirare gli schiaffi a Gesù? Ecco, motivo anche per cui accadono le guerre, ci sono tutti i tipi di maltrattamenti, stupri, minacce, anche il razzismo, quando si guarda una donna non la si vede più come un oggetto, non lo si vede più la donna come il perno della famiglia e non gli si porta più rispetto. Perché al giorno d'oggi, quando un ragazzo vede una ragazza, o è un ragazzo con la testa sul collo che la salute gli dice ciao carissima, ciao e va bene, ma purtroppo ci sono anche di quei ragazzi che quando vedono le donne, io non lo dico più perché ormai l'ho detto anche troppe volte, ma sappiamo quello che fanno. La giudicano come un oggetto di godimento. E che nessuno mi stia a dire che purtroppo per una buona parte dei ragazzi le ragazze sono viste per quello, Perché se non fossero viste così, tutto quello che succederebbe nel mondo di stupri e problemi non esisterebbero. Insomma, questo mondo deve rendersi conto che andando avanti così non arriveremo mai da nessuna parte, perché la nostra vita è bella, è vera, è unica, se noi la viviamo con Cristo, ma soprattutto in Cristo. Se noi veramente abbandoniamo la nostra vita al volere di Dio, ecco dov'è la vera salvezza. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice Gesù, nella festa di Santo Stefano. Cioè, chi veramente avrà creduto in me e si sarà fidato di me, del Signore, fino alla fine, non sarà dimenticato. Il Signore ci offre la possibilità di avere la vita eterna in paradiso. Ma non è che la vita eterna si compra, non è che tu vai all'Ipercop o vai da Tigotà e dici guardi, vorrei la vita eterna, quanto costa? No, noi dobbiamo vivere la nostra vita terrena guadagnandoci quella eterna. Dobbiamo pregare, dobbiamo amare e soprattutto dobbiamo sempre proclamare il Vangelo e il Signore. Questa deve essere la vera vita di un cristiano. Buttiamo fuori dalla nostra vita tutti i pensieri mondani, le parolacce, le bestemmie, gli atti impuri, eccetera, eccetera, eccetera. Non le guardiamo, la rabbia, l'ira, la vendetta, sono tutte cose che sporcano e spaccano l'alleanza che abbiamo con Cristo. La grazia di Dio, se uno bestemmia, la grazia di Dio viene spaccata e non c'è più. Invece noi dobbiamo sempre tenerla immacolata la nostra anima. A volte si sporca perché pecchiamo mortalmente, ma sarà la nostra reazione dopo il peccato che fa la differenza. Abbiamo peccato in maniera grave? Sì, facciamo un esempio. Ma siamo pentiti e vogliamo tornare di nuovo nella grazia di Dio? Sì, proprio con quel sì, voglio tornare nella grazia di Dio e ci andiamo a confessare, noi ritorneremo di nuovo nella grazia di Dio. Il Vangelo di oggi quindi ci insegna una cosa importantissima. Ricordiamoci, ci dice Gesù, che chi veramente mi vuole seguire col diavolo sarà sempre una battaglia continua, perché questo è quello che vuole Satana, buttarci fuori dalla vera Chiesa, quella di Cristo, e farci andare per strade mondane. Però il diavolo, e questa è una cosa importante che non ho mai detto, ma la dico oggi, il diavolo mai, mai si farà vedere nella sua forma originale, perché se si facesse vedere nella sua forma originale, lo potremmo riconoscere subito e dire ah, quello è Satana, attenti, va distrutto. No, Satana non apparirà mai così. Il diavolo apparirà sempre verso cose belle, verso cose che ci attraggono, ok?
verso cose che, viste con gli occhi umani, sembrano stupende, ma non lo sono. E questo è uno dei tranelli di Satana. Satana potrebbe arrivare anche, e lo fa, a farci credere che quello che stiamo facendo è bello, addirittura mi ricordate quando Adamo ed Eva erano nell'Eden? Cosa dice Satana? Ma se voi mangerete quell'albero assolutamente, ma non peccherete assolutamente, ma non morirete, anzi diventerete come lui, perché Satana inganna, Satana dice sciocchezze, Satana lo fa apposta perché ci vuole sbattere fuori dal nostro vero dialogo con Dio. Consiglio che vi do a tutti? Fate attenzione e pregate sempre il Signore perché possiate sempre rimanere nella grazia di Dio. Preghiamo davvero il Signore, fratelli e sorelle, perché veramente porti pace, amore e serenità in questo mondo. E preghiamo per tutti coloro che sono nel peccato mortale e nella tentazione, perché il Signore doni anche a loro la possibilità di poter tornare nella grazia di Dio per chi è in peccato mortale e di poterlo fermare in tempo per chi si trova nella tentazione. Signore, secondo la tua volontà, aiutaci e fai sì che possiamo vivere la nostra vita senza mai dimenticarti. Buon cammino di Quaresima a tutti. Viva Gesù, viva la Chiesa! Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione. Vi ricordo questa sera alle ore 21 il Vespro di San Policarpo nel canale della Cappella. 25 febbraio, dopodomani, alle ore 11, le letture della seconda domenica di Quaresima. Il 29 febbraio, ultimo giorno di febbraio, alle ore 22:30 nel canale della Cappella ci sarà il momento di preghiera mensile al termine di questo mese con le litanie della Madonna di Lourdes. Mi stavo ancora dimenticando una cosa: questa sera alle ore 17:30 nel canale della Cappella ci sarà la Via Crucis. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione e ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto, con il Cantico delle Creature, terza strofa. Laudato si mi Signore per sora morte corporale, dalla quale uomo vivente non potrà mai scampare. Laudato si, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato si, Signore, per la terra e le tue creature. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buona serata a tutti voi.